La pratica di marchiare gli oggetti con segni grafici è indipendente dall'introduzione della scrittura e già presente in età prealfabetica. Tali segni spesso assumevano un valore funzionale nell'ambito dell'attività domestica e di quella produttiva, come conteggi e operazioni di tessitura. Con l'introduzione dell'alfabeto e la diffusione della pratica scrittoria, Singole lettere e numeri furono ampiamente usati, fra le altre attività, ad esempio per conteggiare partite di prodotti nelle botteghe artigianali, guidare il montaggio di oggetti complessi, contrassegnare merci. Questi speciali segni grafici, fra cui soprattutto i numeri e le prime e le ultime lettere dell'alfabeto a indicare l'inizio e la fine di un lotto, sono per noi maggiormente visibili sui vasi. Sulla ceramica figurata di Atene, ampiamente apprezzata e richiesta dagli Etruschi, accade di trovare sigle più complesse, come ad esempio monogrammi composti da lettere fra loro legate, abbreviazioni di nomi, altri segni grafici di più difficile decifrazione. Queste sigle erano apposte dai mercanti che hanno agito da intermediari fra le botteghe ateniesi e gli acquirenti etruschi. Se molte di queste sigle sono da attribuire a greci, emerge sempre più negli studi che anche imprenditori etruschi hanno agito in questo mercato e apposto le loro sigle sui prodotti acquistati. Grazie a questi contrassegni è possibile ricostruire le vie commerciali seguite dai singoli prodotti partiti da Atene, individuare le sedi dei principali mercanti e il loro raggio d'azione.